Certo che ragazzi, avete visto ieri sera nell'SBC è apparso un Sergio Ramos selvatico direttamente in versione Fit Birthday. Andiamo a vederlo perché da un lato poteva essere effettivamente interessante, dall'altro ho storto un po' il naso su alcune cose, quindi andiamo un po' più a analizzarlo insieme. Ma sempre come sempre, follow al canale YouTube ragazzi, pronti? Andiamo in game, eccoci qua. Sergio Ramos, vabbè, ovviamente lo conosciamo, 1,84, piede preferito il destro, vabbè, un DC. Andiamo a vedere il rendimento, ce l'ha al contrario, e già qui questa cosa un po' mi fa impazzire, non capisco perché, però va bene così. Quindi alti in attacco, inutile, e normale in difesa, e storco il naso in maniera veramente incredibile. Allora, mossa abilità 5 stelle, anche qui perché fatemelo debole 5 stelle che ha senso, 3 di stelle di debole non ha assolutamente senso. È buono sicuramente, ma non vado a spenderci soldi, ve lo dico subito, non ci spendo soldi per un giocatore del genere. Dai, Warcraft al contrario, ma per l'amor di Dio, va bene così. Ok, velocità 83, 84 di accelerazione, scatto 82, vabbè, è logico che qua ci cacciamo sopra un'ombra o qualcosa che comunque vada a aumentargli la velocità per forza, perché altrimenti non starebbe dietro ai giocatori rapidissimi, diciamo, in questo momento. Buono, sì, buono, ma niente di eccesso, mettiamolo così. 77 di tiro, è un giocatore che comunque non è male a tirare, buono, ma ci interessa relativamente, ovviamente. Passaggi 80, abbiamo un corto 86, occhio poi al debole perché il 3 si sente, però vabbè, lungo 87 molto molto buono, effetto 78 ci sta perché comunque permette alla palla di più o meno arrivare in percentuale non dico elevatissima ma abbastanza buona destinazione. Visione anche lì è abbastanza preciso, va bene, diciamo che è sicuramente un difensore che è in grado di giocare la palla, va benissimo, peccato appunto per il 3 di debole. Dribbling 81 con 84 di agilità, vabbè, non è che possiamo pretendere molto da Ramos, è un giocatore molto corpulento, quindi non può essere iper rapido. Abbiamo però reattività 97 e su quello fa la differenza, nel senso che quando si muove lo fa molto molto bene, quindi occhio, non è agilissimo, però molto reattivo, quindi è buono, sicuramente qui è abbastanza buono. Poi vabbè, logico che difesa 92, insomma, una cosa però, attenzione al dribbling, solamente 72, occhio a buttarvi in momenti di tentativi strani di uscire a palla al piede con Ramos, perché è effettivamente un po' corpulento, occhio. Dicevo, difesa non plus ultra per lui, c'è cioè proprio la sua quintessenza, quindi 91 intercettazioni, abbiamo retro difensiva 90, quindi molto molto buono, molto molto automatico sicuramente come giocatore. Quello che bisogna stare attenti a Ramos è comunque l'alto tasso di aggressività 94, occhio perché poi è già un giocatore di suo molto aggressivo, quindi occhio all'uscita a cannone, piuttosto cercate di andare un po' a temporeggiare. Elevazione 97, insomma, buonissimo, forza 88. Che dire, in difesa è un Marco Antonio davvero difficile da superare. Quello che mi ha lasciato perplesso non è tanto, non sono statistiche, perché è buono. La velocità potevano dargli qualcosa in più, il debole, vabbè, però quello che mi ha lasciato un po' perplesso sono le SBC. 4 SBC, ma non, cioè non basse, cavolo. Abbiamo un 84 col TOTV, 85, 88 e 86 col TOTV. Ragazzi, stiamo parlando di una cifra che si aggira sui 500 rotti K. No, cioè, insensata sta cosa. È vero, Ramos mi fa 2 miliardi di combinazioni perché gioca nella Lega francese, nel Paris, quindi fa doppie, triple, Hakimi, Donnarumma, Marquinhos, tutti insomma quelli da meta, no? E quindi sicuramente viene pagato questo link. Però al contempo io sul mercato andare a vedere un giocatore che vada a bloccare 540k per comunque un calciatore 83 di velocità, non è iper rapido, sì, molto automatico in difesa, però 3 di debole, work rate al contrario, non ci sto dentro. Quindi non mi piace come tipologia di carta che si sono inventati i ragazzi di Atomic Hearts. Lo lascerei completamente lì. Poi, io sinceramente a quel prezzo lì vado a vedermi sul mercato chi abbiamo. Andiamo a vedere sul mercato.
vedendo sui link, perché altri link non ce ne sono. Cioè, nel senso, ce ne sono tanti altri dei giocatori interessanti che possono fare la differenza. Ecco, se avete notato lo stacco è perché il mio gatto voleva entrare dalla finestra. Quindi vabbè, ok, ci siamo, non volevo allungare troppo, ma vabbè, è successo così. Dicevo, ci sono proprio dei giocatori che vale la pena andare a investire e non bloccare dei crediti importanti. E lui, secondo me, Sergio Ramos può rimanere nella SBC. Allora, appunto, andiamo a vedere chi c'è. Andiamo a vedere proprio nel... Sotto la voce della Liga francese, chi c'è? A quel prezzo lì, sinceramente, io vado a prendermi un bel Marquinhos. Ok, costa addirittura 70k in meno. Abbiamo comunque un giocatore molto molto interessante. Ok, tardi debole anche lui, ma non blocco i crediti. E Marquinhos poi è abbastanza buggato quest'anno, quindi ovunque è molto molto forte. Ma se poi vogliamo vedere, andare proprio ad analizzare l'efficacia dei giocatori, ci sono tanti DC efficaci che non, mi permettono di non bloccare tutti questi crediti, tantissima quella cifra. Fosse stata sui 200k, vi dicevo sì, no, fatelo, davvero ottimo come giocatore. Un po' lenticchio, però cavolo, ci stava. 500k è veramente assurdo. Stavo guardando anche a livello di come dire, nazionalità, no? Per andare poi a ibridare, ma non c'è nulla, non c'è proprio nulla. Quindi se vado qua a fare una sorta di carrellata, logico che Sergio Ramos è quello più interessante degli spagnoli, ma non ha senso. Quindi io eviterei proprio, ragazzi. Se poi siete fan del giocatore, non dico nulla, sbloccatevelo. Ma 500k sono troppi davvero. Vado veramente a, come dire, pensare di ibridare con altre formazioni. Cioè, ci sono tante opzioni che si possono andare a utilizzare e ripiegare. Quindi, i soliti, quella cifra qui c'è Rudiger, abbiamo Diaz. No, Diaz è un po' caro, effettivamente. Rudiger, non voglio dire Rudiger quanto costa, ragazzi, perché non ricordo, sinceramente. Perché allora, prezzi decenti, anzi, questa non l'ho preparata, avete visto che sto guardando adesso in questo momento, per Rudiger 600k, quindi siamo lì. E sinceramente, ripeto, non è un giocatore che vale la pena andare a bloccare tutti quei crediti. Facciamo così, dai, andiamo a bloccare, andiamo a filtrare per DC e vediamo più o meno che prezzi ci sono per non prenderlo, perché raga non ha senso. Su Sergio Ramos assolutamente. Vabbè, c'è Militao, che questo è ottimo davvero. Quel Militao qua, ragazzi, è fortissimo comunque, è veramente interessante. Quindi l'Adidas Numbers Up, esatto. Poi c'è il Marquinhos 90, che è davvero interessante. Rudiger, Kimpe, che è crollato ovviamente, che lui è iperbuggato. La Croix l'avevo provato e non mi era piaciuto, però c'è anche lo stesso Matheus, ragazzi, che il DC è forte. Però diciamola tutta. 500 e rotti K per uno scambiabile di questo genere, dove al work rate al contrario, tagli debole, non è rapidissimo. No, evitate, ragazzi, evitate. Io non lo farò, anche se comunque non mi farebbe schifo quel link bello che dà, però eviterei proprio completamente. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se l'avete sbloccato. Vi ripeto, io a prescindere non lo sbloccherei proprio per quello che vi dice qui, quello che vi raccontavo prima. Se l'avete sbloccato, fatemi sapere nei commenti come vi trovate e effettivamente se avete fatto una buona scelta o meno. Ragazzi, come sempre, follow anche YouTube. Mi piace il video e mi vibra il cellulare. Ci vediamo al prossimo filmato. Ciao a tutti!